Direi quindi di poter iniziare questa tavola rotonda sul Jobs Act e il lavoro autonomia e subordinazione. Faccio una piccola premessa, non è un'introduzione perché non mi permetto di togliere del tempo agli illustri relatori che interverranno quest'oggi. Nasce più che altro l'idea di aver fatto questo di aver voluto predisporre questa tavola rotonda, nasce da un incontro che avevamo fatto dove era presente anche il professor Taddei, relativo appunto alle tutele da adottare, le misure per la tutela del lavoro autonomo nel disegno di legge 2233 del 2016. Da quella relazione a cui partecipai assieme al Presidente è nata appunto la volontà di approfondire sotto un profilo più tecnico questo dibattito, che è un dibattito generazionale, un dibattito che riguarda prettamente i giovani, non solo i giovani avvocati, ma anche i nostri colleghi, i nostri amici, che sono i primi ad essere coinvolti da questa dalle forme, non solo quelle del passato, del lavoro precario, di co-pro e di co-co-co, ma comunque anche nel futuro di queste forme e tipologie contrattuali, di concerto con un altro tassello del Jobs Act, che è quello appunto della disciplina organica dei contratti di lavoro, di cui è il decreto legislativo 81 del 2015. Quindi questa visione unitaria dello stesso Jobs Act e degli interventi che il legislatore con una certa frequenza ci sta abituando, non solo nell'ambito lavoristico ma anche in altri ambiti, è nata questa esigenza e spero che ci aiuteranno i relatori che arrivo appunto a presentare, spero che possano dare aiutarci a capire questa distinzione, questa dicotomia che è spesso impalpabile, spesso anche impossibile appunto tra l'autonomia e la subordinazione. Ci aiuteranno quest'oggi quindi, passo anche per galanteria, la professoressa Lucia Silvagna, professoressa associata del Ministero di Parma, il dottor Michele Luca, già presidente della sezione lavoro di Corte Cassazione, il professor Filippo Taddei, docente della John Hopkins University, responsabile economia e lavoro del Partito Democratico, il professor Michele Miscione, professor ordinario di diritto del lavoro, il professor Pier Giovanni Alleva. Seguirei anche la scaletta della locandina, così abbiamo anche un itinerario già stabilito. Passo la parola quindi al professor Michele Miscione, che ha 20 minuti come tutti i relatori per poi promuovere un dibattito e dare la parola per replicare, va bene? Grazie. Parlando del lavoro autonomo, c'è il dilemma se il lavoro autonomo esiste ancora oppure no. Perlomeno io mi sono posto questo dilemma. Manca la qualificazione del lavoro autonomo, anche se si estende la tutela. In particolare, vi faccio riferimento, prenderò il disegno di legge 2233, che sarebbe, se approvato, sarebbe molto interessante per estendere tutele non solo al lavoro parasubordinato, che sostanzialmente l'aveva già, ma estendere tutele in particolare della malattia, maternità, infortuni, congedi parentali, altro, estendere tutele a tutto il lavoro autonomo. E questo sarebbe un grosso passo avanti. Però manca la cosiddetta qualificazione, cioè non si sa cos'è il lavoro autonomo. Tanto che poi io, poi spero di arrivare al titolo, secondo me alla fine deve prevalere il criterio della convenienza, cioè tanto ormai tra lavoro subordinato e autonomo non dovrebbe esserci più differenza. Ma manca la qualificazione, che manca una nozione, come diceva il Codice Civile. Il Codice Civile nell'articolo 2094, usa soltanto delle parole guida che però dicono molto poco, cioè usa le parole guida della dipendenza, dell'assoggettamento alla direzione, che però dicono poco, e alla fine il metodo utilizzato nel Codice Civile è quello della cosiddetta norma in bianco.
io preferisco usare questa espressione prendendola dal diritto penale, dove le norme in bianco ce ne sono parecchie, ma in particolare per me è più semplice spiegarmi la norma in bianco sugli atti osceni. Non si può fare un elenco delle oscenità, si dice e in bianco sono gli atti che offendono il comune sentimento del pudore. Quindi il codice penale rinvia la coscienza sociale che parla attraverso la bocca dei giudici. E questo parlare attraverso la bocca dei giudici è addirittura vittimizzato, perché la Corte di Cassazione ha deciso che può sindacare con norma di diritto. Quindi manca la qualificazione o nozione, e c'è un invio a questa coscienza sociale, è subordinato, può sembrare tautologico, ma è subordinato il lavoro che il giudice come bocca della coscienza ritiene che sia subordinato, perché alla fine quelle due parole guida dicono molto poco. Faccio un attimo, veramente volando, un breve excursus. Cioè, noi arriviamo al primo periodo in cui il lavoro autonomo è sempre servito, secondo me, per simulazione, cioè per frodare, si faceva il lavoro autonomo per non pagare i contributi, per non pagare i minimi sindacali, per non pagare niente. Quindi secondo me per il primo lungo periodo, cioè, il lavoro autonomo era in verità lavoro falso, lavoro simulato. Nel 2003 la cosiddetta legge Biagi introduce un modello tutto inaspettato, nessuno se l'aspettava. Io ero lì, forse come Nadia Leva, studiavo bene, ma allora nessuno si aspettava, introduce il lavoro a progetto. Il lavoro a progetto, secondo le intenzioni, doveva eliminare le frodi. Ma il lavoro a progetto ha una definizione o qualificazione assolutamente impossibile, perché nessuno ha mai capito che cosa era il programma o progetto, e alla fine chi ha fatto dei contratti a progetto si è autosuicidato. E cioè, secondo me, ecco, dovendo andare molto veloce, il contratto a progetto non era altro che una confessione scritta di subordinazione. Non bastava che usasse, andava davanti al giudice, gli fa vedere, c'era l'onere della forma scritta, fa vedere il contratto a progetto e lo trasformava immediatamente. E quindi è stato questo del lavoro a progetto, è stata un'esperienza pessima, perché poi inizialmente molti c'è fu anche un po' di pubblicità ingannevole, molti lo fecero e molti lavoratori non lo impugnarono inizialmente, ma dopo un po' tutti si scaparono e lo impugnarono, e quindi fu una specie di distruzione totale. Allora, in tutto questo periodo, che quindi va dal 2003 al 2014-15, cioè la Jobs Act, in tutto questo periodo ci sono i contratti a progetto che sono dei contratti impossibili, cioè non possono essere mai legittimi, impossibili, come del resto i contratti a termine. Anche lì, invece, la legge, il decreto legislativo del 2001, anche lì i contratti erano impossibili. Uno prendeva un contratto a termine, lo portava davanti al giudice e lo veniva trasformato immediatamente, perché erano impossibili, non era possibile che fosse legittimo. Però nel 2003 si introduce un'idea che ha avuto poi grandi sviluppi, e cioè l'idea di quello che poi fu chiamato, un po' in gergo, lo statuto dei lavori, non dei lavoratori. E cioè l'idea di estendere le tutele anche al lavoro autonomo. E qui si è avuta in progressione una estensione di tutela sempre più vasta, tant'è che ora, questa è la mia conclusione, fondamentalmente
c'è una tutela del lavoro autonomo quasi come quella del lavoro subordinato, e anzi il lavoro subordinato costa meno del lavoro autonomo, perché il lavoro subordinato c'è l'esenzione, il lavoro autonomo non ha l'esenzione. Nel 2003 c'era un secondo principio, quindi: primo, estendiamo le tutele anche ai lavoratori autonomi, quindi avviciniamoli e togliamo l'interesse alle frodi. E la seconda è di dare un po' nella impossibilità di dare la qualificazione, diamo la certezza attraverso la certificazione. Ora, questa della certificazione è una storia che io ho vissuto in prima persona, quindi lasciamo perdere, ma la certificazione doveva, attraverso delle commissioni istituite in varie sedi, doveva dare un minimo di certezza al contratto. E soltanto che la certificazione ha avuto risultati zero, tranne sembra in un posto solo. E io posso raccontare di una mia esperienza personale. Io credo di essere ancora, credo, non lo so, presidente della Commissione Unica del Friuli Venezia Giulia, credo, perché dal 2003 voi sapete quante certificazioni abbiamo fatto? Zero. Quindi io posso dare una testimonianza diretta. Ora, quindi, la certificazione secondo me era un'idea buona, odiatissima dai sindacati, perché ne vedevano come un mezzo per legittimare le frodi. Secondo me non era così, ma la certificazione non ha avuto alcun successo. Quindi le due vie indicate nel 2003, cioè estendere le tutele, lì è andato molto avanti. La certificazione è stato risultato zero, ma improvvisamente nel Jobs Act ritorna la certificazione. Vabbè, speriamo, io però avendo la testimonianza diretta, credo di essere ancora presidente, perché... Vabbè. Allora, all'uscita dell'esperienza veramente pessima che va un decennio, dal 2003 al 2013, con Jones Act si prendono delle soluzioni drastiche. I contratti a termine vengono trasformati in contratti a termine a causale. Ora, non piacciono di solito, ma hanno il grande pregio che sono certi. A meno che la Commissione Europea o la Corte Europea non la bocci, perché c'è una giudizione nella Corte Europea. E per quanto riguarda i contratti di lavoro autonomo, che sono poi, oltre i numerosissimi contratti a progetto di Coco Pro, sono anche le associazioni di partecipazione e le partite IVA. Allora, il Jobs Act cosa fa? Benissimo, li abroga tutti e tre, cioè li elimina totalmente i tre tipi che erano stati utilizzati per un decennio, perché secondo me hanno fatto benissimo, speriamo che nessuno ci ripensi, per me, perché sono sempre frode, cioè si presume che ci sia sempre frode, non qualche volta o spesso, ma sempre frode, quindi hanno fatto benissimo. Ecco, un altro passaggio però che un po' precedente, ora torno indietro, non voglio, ma un attimo devo tornare indietro. Un altro passaggio determinante, però, fu prima, nel 95, con la legge Dini, la 335. La 335 per la prima impone i contributi previdenziali alle collaborazioni autonome. In quel primo momento, con l'aliquota bassissima del 10%, che non dà. Sicuramente non dà pensioni a nessuno, e quindi l'INPS aveva trovato un modo per riscuotere senza pagare. Però oltre a questa polemica iniziale, si introduce il principio che tutti debbono avere la pensione, autonomi, subordinati, ricchi o poveri, ma la pensione è un diritto e quasi è anche un dovere, perché da vecchio uno deve essere in grado di mantenersi da solo. Ecco, dal 95 questa via si è sviluppata man mano sempre di più, e oggi la differenza delle aliquote è dell'1,7%, cioè bassissima.
Non solo, ma nel 2018, per legge già prevista l'equiparazione, nel 2018 l'aliquota dei subordinati sarà identica a quella dei lavoratori autonomi, ma in più, vi dicevo, nel 2014, nel 2015-2016 le esenzioni contributive sono state previste solo per il lavoro subordinato, non per il lavoro autonomo, e quindi i costi previdenziali del lavoro autonomo sono più bassi dei costi previdenziali, cioè sono più alti del lavoro subordinato. Cioè, dovrebbe subentrare il principio della convenienza. Conviene assumere in questo modo. Qual è allora, io mi rendo conto che 20 minuti passano velocemente, qual è allora la normativa di risulta? Io uso questa espressione dalla giurisprudenza referendaria. Qual è la normativa di risulta dopo il Jobs Act? Eliminati, ripeto, senza rimpianti e sperone sui cilimensi, eliminati il lavoro a progetto, le associazioni di partecipazione e le partite IVA, che non ci sono proprio più, rimane il lavoro autonomo, che però non ha una qualificazione. Il lavoro autonomo nel Jobs Act il lavoro autonomo e rimane come collaborazione coordinata e continuativa, si tenta di dare una specie di nozione, ma non si dà la qualificazione, cioè si dice è autonomo quello che non è organizzato dal committente, quello che è organizzato da solo. Espressione nozione quanto mai incerta, per me è qualcosa di totalmente inesistente, perché qualunque collaborazione è coordinata dal committente, non c'è possibilità di distinguere a seconda di questa distinzione. E quindi il Jobs Act dice rimangono questi, ma se questo, bisogna stare attenti a questo passaggio, se c'è il coordinamento da parte del committente e in particolare per i luoghi e per i tempi, allora il lavoro non si trasforma il lavoro autonomo, ma gli viene applicata il lavoro subordinato, ma gli viene applicata la disciplina del lavoro subordinato. Cioè qui si distingue tra la qualificazione e la disciplina. Il lavoro resta autonomo, ma si applica la disciplina del lavoro subordinato. La stessa cosa in qualche modo che ora nel disegno di legge 2233 ci vuole l'atto scritto per il lavoro autonomo. Ma se manca l'atto scritto non si trasforma, ma c'è un risarcimento dei danni, che tra l'altro può non esserci. E quindi si usa una tecnica abbastanza sofisticata, distinguendo, dico io, scusate se sono un po' cavilloso nelle parole, distinguendo tra la qualificazione e la disciplina. Anche perché noi siamo vissuti in una specie di ossessione, secondo me, di due vecchie famose sentenze della Corte Costituzionale del 1993-94, in cui il legislatore diede una qualificazione di autonomo a un lavoro che invece era palesemente subordinato, era dei dipendenti dell'ospedale. Il giudice delle leggi, cioè la Corte Costituzionale, in queste due vecchie famose sentenze disse no, la qualificazione è indisponibile, e con una vecchia battuta, il legislatore può cambiare il sesso agli angeli, ma non può cambiare la qualificazione. Cioè una specie di giusnaturalismo, perché dire la natura no, il legislatore non lo può cambiare. Allora, secondo me, nella preoccupazione di questo, di incappare nelle sfidate da parte della Corte Costituzionale, il legislatore Jobs Act distingue
comunque, dici no, il rapporto di lavoro autonomo resta autonomo, ma gli si applica le discipline del lavoro subordinato. Quindi chi è che, quale sarebbe la distinzione ultima? Cioè il lavoro autonomo in cui c'è la, l'organizzazione solo personale e il datore di lavoro, il committente non organizza niente. E questa teoria poi della due minuti, facciamo tre. Questa teoria quindi viene poi riaffermata dalla sentenza 76 del 2015 della Corte Costituzionale, del relatore della nostra collega Sciarra, la quale continua a dire: ah no, la qualificazione è indisponibile e quindi voi, il legislatore non deve fare, e quindi il legislatore non fa. Resta il fatto allora che nel quello che ho chiamato la normativa di risulta del Jobs Act, che cosa? La lezione non c'è, la qualificazione non c'è. Cos'è il lavoro autonomo? Nessuno lo sa. Perché tutto è legato in definitiva alle due parole chiave del codice civile, cioè della dipendenza e dell'assoggettamento alle direzioni, ma è tutto quanto mai ambiguo. E allora la conclusione è questa, dopo però due parole magari stipulata sui voucher, va detto. La conclusione quindi è questa: se c'è il principio di convenienza, allora probabilmente conviene di più il lavoro subordinato rispetto al lavoro autonomo, perché cosa di meno? Ora ci sono molti passaggi che devo saltare, ma cosa di meno? Soprattutto con il lavoro subordinato c'è più il rischio, perché con quelle due parole chiave, cioè la dipendenza e l'assoggettamento alle direzioni, non si ha nessuna certezza. Io non so, ripeto, non so, ho già fatto delle battute, non so come ci aveva venuto in mente di ripetere il tentativo della certificazione. Speriamo bene, io ci ho anche creduto, l'ho anche proposto, ma sono, diciamo, pessimista e di poco. Quindi, delle due vie tracciate già dal 2003, cioè quello di estendere le tutele e di dare più certezza con la certificazione, si ripropongono tutti e due, ma si va avanti, molto avanti, fino alla qualificazione addirittura, conviene il lavoro autonomo rispetto al lavoro subordinato, e si va molto avanti per quanto riguarda l'estensione delle tutele, quindi la disciplina al posto della qualificazione. In questo punto, altrimenti il Presidente mi sgrida, però due parole soltanto sulla storia dei voucher. I voucher sarebbero come il lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro, sarebbero la franchigia. Cioè, così, di fronte alla domanda, cos'è il voucher, il lavoro voucher, uno dice non lo so, non si sa come del lavoro autonomo, però il voucher dovrebbe dare certezza, perché col voucher non c'è trasformazione e quindi conviene. Però il voucher c'è stata un'esplosione incredibile di voucher che ha creato mille sospetti, dicendo dietro il voucher si nasconde il lavoro vero. No, ho detto male. L'accusa più giusta, tra l'altro, è il voucher favorisce il lavoro nero, non è che si nasconde, favorisce il lavoro nero, questa è l'accusa maggiore. Ora qui sul voucher sembra appunto che ci sia un decreto in corso di approvazione, speriamo che risolva. Però io dico che qui ci sono delle colpe un po' gravi, perché la storia dei voucher non è del 2015-2016, perché c'era la Corte dei Conti che già gridò forte nel 2011 per un uso anomalo dei voucher nel 2010, e da allora non è stato fatto nulla. Eppure, e qui concludo, sarebbe semplice
cioè bisogna che i voucher abbiano una tracciabilità, ma la tracciabilità non deve essere, diversamente dagli altri casi, di semplicemente comunicare prima, no, deve essere immediata, cioè continuamente tracciabile, perché altrimenti se io prendo un voucher e poi faccio quel voucher e poi continuo a pagare in nero, se arriva l'ispettore dice ma ho usato il voucher di prima, ora è rimasto, no, invece va, questo è la mia conclusione, va instaurato il principio della tracciabilità immediata. Il governo lo ha detto in un comunicato ufficiale del 22 marzo, ma anche qui continuo a protestare, perché dal 2 marzo, perché il 2 marzo è passato il tempo, questo è un problema urgente, e quindi, però una volta fatto questo, il voucher è qualcosa di importante, perché è l'unico mezzo per far emergere il lavoro nero, che perché il lavoro nero si nasconde in particolare dei fruitori di ammortizzatori sociali, sono loro la maggiore area di disponibilità, e quindi il lavoro a voucher, che permette di mantenere l'ammortizzatore sociale e di cumulare, quindi se io prendo il voucher fino a 3.000, per carità, una piccola somma, però se prendo il voucher non perdo la disoccupazione o il NASPI, ma aggiungo i 3.000 e mantengo tutto, ecco, questo dovrebbe essere un ottimo strumento per l'emersione del lavoro nero. Quindi secondo me il voucher va mantenuto con i suoi meriti, però c'è quella piccola modifica, piccola, della tracciabilità immediata, di cui io incolpo il legislatore che è un po' distratto dal 2011 o anche dal marzo del 2016. Grazie a professor Piscione che si